Cari amici dell'arte, ad Arte Salerno, Clara De Santis, che accompagna alcune sue opere, non sempre le sue squisite opere, con delle poesie. Clara De Santis ci vuole narrare, ci vuole recitare la sua poesia. Esatto. Prego. Grazie. Verdi ricordi, nella mente mia, bella e superba visione di te riaffiora, dinanzi al pensier mio, in abitati lochi, torni talora, per deserti campi, s'aggira e brama l'anima mia, in cerca di te, della tua dolce compagnia. Mia delizia, odorante di novelli fiori, quante volte in me dissipassi dubbi e dolori di primavera, di odorati prati, di colori verdi e delicati sei vestita. Donna, la tua beltà rapì tutta la mia vita, né comprender potrò l'ardor che mi consuma, giacché da te nacque prima, leggera e volatile come una piuma. Un vento forte da me lo portò via, da allora mai non te, ma quella diva. Immagine perenne e sempre viva, che schiava rese me la mente mia. Niente, io con questa poesia celebro la primavera e in particolare racconto un po' quelli che sono i ricordi attraverso la mente, quindi la memoria, voglio dire, mi chiedo scusa, e quindi la percezione sensoriale, olfattiva, c'è un po' tutto in questo quadro. Complimenti, grazie. Clara, anzi a questo punto invito il pubblico a approfondire il discorso delle tue opere, perché le tue opere hanno veramente tanto da raccontare, meglio, è doveroso a questo punto a chi le ama, visto che sono opere sicuramente squisite, che approfondiscano. Grazie. Grazie a voi, volevo ringraziare anche la manifestazione in sé, che è stata organizzata benissimo da Artetra e con la quale poi io ho collaborato anche l'anno scorso e sono stata anche Fortezza d'Abasso a Firenze. È stato un bel evento che volevo ricordare in questa occasione. Bene, grazie.